Abbiamo concluso anche l'ultima stagione da primi della classe. Campioni d'Italia per la 9ª volta consecutiva. Una stagione anomala, con una rivoluzione che non ha funzionato, che ci ha visti cadere amaramente in Champions League. Per di più, senza il nostro pubblico, sempre pronto a tenderci una mano nei momenti difficili. Ripartiamo verso un nuovo campionato e lo facciamo dalle assenze. La mancanza dei nostri tifosi allo stadio, l'assenza di pedine importanti per il nostro gioco, l'assenza di un tempo giusto per collaudare il piano, trovare la formula giusta che possa permetterci di prendere tutto. Ma soprattutto l'assenza di entusiasmo, da riportare dentro tutto il mondo bianconero, cominciando da chi suda e combatte per la maglia, fino ad arrivare a chi la domenica o nelle notti di Champions rimane collegato alle speranze bianconere di uno schermo. In mezzo a tutte queste mancanze, però, è nitida una grande presenza. La scelta di ritornare allo stile bianconero, che da sempre ci distingue da tutti gli altri. La scelta di fare leva sui valori di questa maglia, affidando la regia al maestro, colui che da prima ha preso, ha imparato sul campo cosa vuol dire la parola Juventus. Per lui ora è arrivato il momento di salire in piedi sulla sua cattedra ed essere l'allenatore di uno dei club più importanti del mondo. La stagione passata ci ha fatto capire quanto il DNA bianconero fa sempre la differenza. Quindi tutti noi, oggi, avevamo bisogno di stringerci di più ai nostri colori, riaccendere il nostro orgoglio, il nostro senso di appartenenza, grazie alla scelta di uomini giusti che amano la Juventus come noi. Quindi, maestro, dirigi la tua sinfonia e falla suonare più forte che puoi. Noi siamo pronti. Fino alla fine, forza Juventus. Dybala, ancora l'1-0, ancora con Dybala. Ma Cristiano punta la porta, Ronaldo con il destro. È un gol mostruoso del più forte.